Bene, adesso cominciamo il discorso del nostro convegno e chiamo al mio fianco Alberto Cavaglion. Modifico il mio intervento in un piccolo dialogo. Alberto fa parte del nostro comitato scientifico. Nel corso dei lavori conoscerete tutti, quelli del comitato scientifico e anche il gruppo di ricerca che in questi anni ha sostenuto il progetto. Nell'attività del progetto, tra l'altro domattina, ci saranno i saluti della Presidente dell'Ordine degli Architetti di Modena, Anna Lesina. Saremo in futuro aiutati, e già lo siamo nel presente, soprattutto per quanto riguarda la strutturazione del bando di concorso, dall'Ordine degli Architetti sia a livello locale che regionale che nazionale, ci auguriamo, ma credo che siamo sulla buona strada. E quindi, come dire, abbiamo approntato al meglio l'inizio di questa avventura, ma prima di questa avventura, soprattutto con Alberto, all'interno del nostro comitato scientifico, c'era una sintonia, almeno io la sentivo come tale, sulla necessità, prima di arrivare a parlare del luogo di memoria. Alberto, nel convegno ricordato da Federica Nannetti di 2 anni fa, che si chiamava "Il luogo a questa storia", fece un intervento molto saggio, che ci obbligava a riflettere sulla necessità di tentare questa avventura dopo aver costruito un progetto culturale vero come fondazione, quindi un progetto culturale vero che si interrogava sulla storia, che definiva degli assi di ricerca, che definiva anche dei paradigmi forti per interrogare questa storia e le storie che incontra questa storia. Quindi ecco, ripartiamo da lì, Alberto, dal fatto che, nonostante le nostre diffidenze verso un uso a volte allegro della definizione del concetto di luogo di memoria, ci siamo detti 3-4 anni fa, forse è il caso di provarci. Sì. Io ringrazio Fausto per l'onore che mi fa di aprire un convegno così importante e soprattutto su un'iniziativa e su un progetto che ho seguito con molta passione in anni passati, negli ultimi anni per ragioni private un po' meno, ma che mi sta molto a cuore. Anche se, come diceva adesso giustamente Fausto, sulla categoria di luogo della memoria ho sempre avuto delle perplessità. In anni in cui la parola e la categoria luogo della memoria andavano per la maggiore, c'è stato un momento circa una decina di anni fa in cui tutto era luoghi della memoria. In questi ultimi anni il concetto, secondo me, ha avuto una fase declinante e, ahimè, ritornato in auge qualche mese fa per un luogo della memoria antitetico rispetto a Nonantola, ma non molto distante da qui, e cioè Predappio. E al sindaco di Nonantola è toccata in sorte, per fortuna, una sorte più facile. Non c'è da un luogo della memoria, non c'è una lacrimata sepoltura molto, e noi vorremmo molto meno lacrimata sepoltura da coltivare, ma soprattutto non c'è dietro, e non c'è, credo, spero per voi, nei prossimi giorni nel convegno che si apre adesso, il peso di una controversia tra storici che in questi ultimi mesi è stata, secondo me, parossistica, a usare un eufemismo. La categoria, il problema esiste, e riemergere di interessi, se mi consenti, io vorrei semplicemente cercare di impostare due problemi, due questioni, due pericoli che la storia di Nonantola, secondo me, per i percorsi che sono stati fatti, le iniziative che sono state fatte in questi ultimi anni, quelle in corso, quelle che vengono presentate in questa occasione, aiuta a mettere al riparo da abusi più o meno legittimi del concetto di luogo della memoria. Il pericolo grosso, secondo me, è quello che, perdonatemi l'espressione un po' dotta, è quella è un pericolo molto diffuso nella storiografia contemporanea su temi incandescenti, quelli che soprattutto che ruotano intorno alla Seconda Guerra Mondiale, è quello che io chiamo il pericolo delle metonimie, cioè l'uso delle parti per il tutto, quello
faccio il professore per 3 secondi, cioè quello che ai ragazzi si dice quando si dice il tetto per dire una casa, il ferro per dire la spada. Nella storiografia contemporanea il pericolo di raccontare la storia del secondo conflitto come una parte che avvolge il tutto è un pericolo che secondo me viene spesso sottovalutato, sia che la parte che vogliamo evocare e raccontare è positiva, il bene, i giusti se volete, sia che la parte che vogliamo evocare è la parte negativa, i carnefici. È molto diffusa nella storiografia in generale, nella contemporaneistica generale, potete, non faccio nomi, non faccio esempi, ma ciascuno di voi può pensare nel campo della storiografia della deportazione, per esempio, molto di più nel campo della storiografia sulla resistenza, oggi in generale sulla guerra ai civili, per esempio, delle ricostruzioni che fanno passare l'idea che la parte sia il tutto. La resistenza perfetta o la resistenza imperfetta, la deportazione politica o la deportazione razziale. Racconto la parte e illudo me stesso e il lettore di raccontare il tutto. La storia particolare di Villa Emma e di Nonantola, fin dall'inizio, in sé e per sé, e per il modo come è stata gestita in questi anni, per i lavori che sono stati fatti, per quelli che si stanno facendo, è al riparo da questo pericolo, a patto che, come dicevi tu giustamente prima, non si tenti a trasformare appunto la parte dei giusti e la parte della solidarietà come il tutto. La storia della Seconda Guerra Mondiale ha le sue zone d'ombra, ha le sue zone grigie e ha le sue problematicità. L'importante è non far passare, soprattutto in un discorso rivolto alle generazioni giovani, che si racconti la parte illudendo che la parte sia completa. Da questo punto di vista, e questa è la seconda osservazione che vorrei fare, che mi è venuta in mente vedendo il bel titolo che avete scelto per il convegno e soprattutto vedendo che quello che io avevo visto annunciato all'inizio del mio viaggio dentro la storia di Villa Emma, che adesso vedo sta prendendo corpo, e cioè l'idea di costruire un luogo della memoria non nel luogo della memoria ma davanti al luogo della memoria, la seconda riflessione generale che vorrei sottoporre alla vostra attenzione e alla discussione è appunto la preposizione davanti. Stare davanti a un luogo della memoria non è starci dentro, e la preposizione davanti nella letteratura, nell'arte, ma anche nella storia dei monumenti, ha un suo significato. E come si diceva prima, venendo qua, parlando con Fausto, credo che sarà molto importante se noi in futuro ragioneremo e sottolineeremo soprattutto il valore simbolico che ha il porsi di fronte all'evento, di fronte. Un banale esercizio linguistico, i francesi dicono vis-à-vis o face à, o in inglese in front of, cioè si sta di fronte e si guarda ma senza stare dentro. Questo ha un vantaggio, diciamo così, strategico, perché consente di non essere coinvolti completamente dalla vicenda che dobbiamo narrare, l'occhio esterno, e chi guarda, Levi diceva, chi guarda dal margine vede meglio la realtà di chi è dentro. Non che la letteratura è piena di usi virtuosi della preposizione davanti, davanti San Guido, le memorie carducciane, soprattutto le memorie del Risorgimento, sono piene di usi virtuosi, positivi della preposizione davanti. Si sta davanti alla storia con coraggio, con lealtà, ma senza lasciarsene coinvolgere pienamente. Esiste anche, e bisogna secondo me dirlo, un uso virtuoso del contrario. Ci si può mettere di fronte a un evento volgendogli le spalle. Tutta la tradizione anarchica, socialista, in Toscana, nel centro Italia, se voi andate, penso, mi viene sempre in mente il Duomo meraviglioso che c'è a Massa Marittima, gli anarchici alla fine del secolo gli hanno messo una statua di Garibaldi che non guarda naturalmente il frontone della chiesa ma gli volge simbolicamente le spalle. Non si guardano, non ci si può guardare, ma erano due mondi completamente separati. Il volgere le spalle a un monumento e a un luogo di memoria ha valenze multiple. Fino a prova contraria, nella poesia in epigrafe
Disse, questo è un uomo, lei vi dice, i vostri figli torcano il viso da voi, cioè se tu non ricordi sarai destinato a vedere i tuoi figli che non ti guarderanno più in faccia, gireranno il volto dall'altra parte. E quindi è molto stimolante, è vero che concretamente è un caso macroscopico di un progetto che deve fare di necessità virtù, cioè bisogna tutti i progetti partono con i piedi per terra ed è bene che anche non allontanino molto i piedi dalla terra e non si allontanino nella stratosfera. Qui è la necessità è la traversia che diventa, come diceva Vico, che ripeteva Vittorio Foa, che è la traversia che può diventare virtù, è il fatto in sé che il luogo sarà costruito davanti, ma riflettere su questa marginalità secondo me è molto importante. E insieme non perdere di vista l'idea che si debba attualizzare. Su questo è molto importante le cose che sono state dette prima e il percorso che Maria Bacchi ha fatto nelle edizioni precedenti Le strade del mondo e nel volume che presenterete stasera va dentro in direzione di questo percorso inclusivo che combatte le metonimie, cioè non sono storie di vita singolari, di parti che si illudono di essere tutte. Le migrazioni non sono nate oggi, possono essere comparate, si può raffrontare il passato e il presente, è legittimo farlo. E forse il compito principale del progetto Nascituro sarà proprio questo di unire insieme una dimensione spiazzante, volutamente marginale, ai margini e allo stesso tempo entrare dentro i problemi della storia. Questo è sicuramente vero, Alberto, ed è vero che abbiamo fatto di necessità virtù, però ci siamo, come dire, molto concentrati su questo tema del davanti, dello stare davanti, anche perché è un tema profondamente culturale. La ricerca storica, cioè il demone dell'immedesimazione, appartiene, quando va bene, agli sciocchi, quando va male, ai violenti. Abbiamo pensato alla necessità di porci da questo punto di osservazione, non dimenticando invece e soprattutto anche le occasioni perse di quando, in molte avventure simili alla nostra e anche nel nostro paese, alcuni hanno avuto la sorte diversa dalla nostra, no? Quella di averlo il luogo di memoria e di essere intervenuti nel luogo di memoria con qualche sciagurata idea di modificazione o di alterazione di quello che era il sito storico che appunto la storia, i tempi, le trasformazioni ci avevano consegnato. Quindi, come dire, da un lato è successo questo a noi, dall'altro è successo che abbiamo guardato anche al destino storico di Villa Emma, che è un destino molto interessante, dell'edificio proprio, sia per i passaggi che ha avuto, per i passaggi abitativi, in qualche modo anche quello dei ragazzi di Villa Emma è stato un passaggio abitativo, la Delasen pagava un affitto. E al tempo stesso i passaggi del dopoguerra sono stati passaggi che hanno modificato profondamente la struttura dell'edificio, anche la sua organizzazione interna. E paradossalmente il restauro ordinato dagli attuali proprietari, che sotto certi aspetti è meritorio perché si è informato alle ragioni della sovrintendenza, però è un restauro che di fatto, restituendola ad uno splendore che già non era quello del tempo dei ragazzi di Villa Emma, lo ha destoricizzato per quello che potevano essere le nostre eventuali intenzioni o possibilità di usare il sito storico. Quindi questo, quello che hai detto è fondamentale, ma rimanda anche alla modalità di porsi gli stessi problemi e partire sempre dalle parole come pietre, quindi dalla ricerca, dallo studio, anche quando hai il luogo di memoria, non solo quando devi inventarti la possibilità di guardarlo da un altro punto di osservazione. Tu che pensi? Sì, la fisicità del luogo, questo l'avevamo detto l'altra volta, il convincimento, come dire, rimane. La fisicità del luogo, secondo me, non è, poi
questa è un'opinione personalissima, credo non so quanto condivisa, non è così indispensabile di fronte a una storia che parla con le parole, con i testi, con i libri così bene da sé, e che non è così, tra l'altro, non è così avulsa dalla realtà storica come potrebbe, dalla realtà oggettiva come potrebbe sembrare, dopo che tu mi hai mostrato, e a suo tempo avevo iniziato un po' a lavorare, la biblioteca dei ragazzi di Villa Emma. Cioè abbiamo un patrimonio libresco piccolo, ma anche qui molto significativo, e che pone dei problemi metodologici non piccoli. Può offrire alle generazioni successive l'idea di che quando si è costretti a fuggire si devono portare dei libri, e dovendo fuggire bisogna scegliere quali libri portare e quali scelte fare. Questo è già un terreno di lavoro dove il luogo della memoria nei libri salvati è molto più indicativo della struttura architettonica di un edificio, senza dire dei diari e delle memorie che sono stati pubblicati. Purtroppo è la categoria in sé del luogo della memoria che è sfuggente, non è una categoria storiografica nitida, con i contorni ben precisi. Non è facile darne una. Io ho letto i libri di Pierre Nora, ho letto l'edizione italiana, non ho mai ben capito. Dovessi spiegare a uno studente di terza liceo che cos'è il luogo della memoria in 5 minuti, non mi arrendo. Non lo so, i sepolcri, appunto, è più facile spiegare un sepolcreto e una tomba, un ossario. Non so, vengo da Verona, siamo passate, ieri ero a Custozza, dove c'è le battaglie del Risorgimento, erano gli ossari. Uno spettacolo terribile, un luogo della memoria impegnativo, venerato, però non lo so, è un luogo, il cuore di De Amicis è un luogo della memoria, Pinocchio di Collodi è un luogo, difatti chi ha costruito antologie sui luoghi di memoria ha detto e affermato, ha identificato un luogo e poi immediatamente a fianco se ne trova un altro di tutta natura. E quindi non bisogna, secondo me, perdersi in definizioni che spesso sono contraddittorie, che sono buone tutte, ciascuno per la sua parte. E quindi il laboratorio che io immagino da costruire davanti alla villa deve avere appunto questa struttura plurale, no? Dovrebbe avere una struttura plurale, ma non rincorrere una gabbia, una definizione assoluta di luogo della memoria che secondo me non esiste.